Il popolo dei camminatori è in costante aumento. Il walking, infatti, permette di stare all'aria aperta in natura, non è impattante per le articolazioni, allevia le tensioni e l'ansia, aiuta le funzioni cardiocircolatorie e respiratorie, migliora la mobilità e la resistenza muscolare e, se fatto in un certo modo, aiuta anche a rimanere in forma o a ritrovare la forma. Vediamo come trarre benefici dalla camminata. Il momento migliore per camminare? Sempre la mattina presto, meglio se a stomaco vuoto o al limite dopo aver bevuto un caffè amaro che stimola la lipolisi, ossia la degradazione e lo smaltimento dei grassi corporei. L'intensità non elevata di questa attività fisica permette all'organismo di utilizzare i grassi che non verrebbero utilizzati a stomaco pieno. L'ideale per avere già un beneficio in termini di apparato cardiocircolatorio e per utilizzare acidi grassi per generare energia è camminare dalla mezz'ora all'ora per 3 giorni a settimana. 6-7 km orari sono il riferimento ideale come velocità per avere benefici. Se avete un cardiofrequenzimetro da polso potete stare tra i 50 e il 75% della frequenza cardiaca massima. Questa velocità accelera il consumo di grassi anche per il periodo successivo allo sforzo stesso. Il limite biomeccanico della camminata è intorno ai 7-8 km orari, oltre i quali naturalmente si tenderà a correre, ma se vogliamo aumentare l'intensità della camminata senza correre, allora dobbiamo trovare un percorso in salita. Camminare in salita consente di bruciare fino al 60% di calorie in più rispetto alla camminata in pianura, ecco perché i percorsi collinari sarebbero da preferirsi a quelli in pianura. La camminata in salita tonifica i polpacci, le gambe, i glutei e imita gli effetti cardiovascolari della corsa senza stressare le articolazioni. Camminare in salita infatti grava molto meno sulle ginocchia e sulla schiena ed è un ottimo modo per accelerare il metabolismo. Un altro modo per rendere intensa ed efficace la camminata, sia essa in salita che in pianura, è utilizzare molto le braccia, farle oscillare lungo i fianchi con un'angolazione di 90 gradi tra braccio e avambraccio. Un altro modo per rendere efficace la camminata, se non si ha a disposizione un percorso collinare, è il tapis roulant, con il quale si può impostare una pendenza. Vi lascio un esempio di allenamento su tapis roulant in pendenza di 35 minuti. Sempre sul tapis roulant, se non si riesce a tenere una camminata molto sostenuta per 35 minuti, si può fare una camminata a intervalli. In questo modo abituiamo il corpo a lavori ad alta intensità. Vi lascio sempre un esempio di corsa a intervalli sul tapis roulant da seguire. Un altro modo per rendere efficace la camminata è aggiungere degli esercizi di forza, come gli affondi ambulanti o l'accovacciata laterale o frontale. Anche in questo caso vi lascio uno schemino da seguire. Ultimi due consigli per affrontare qualsiasi tipo di camminata, ma soprattutto in salita: se avete lombalgie, problemi alla schiena o problemi articolari, ad esempio alle caviglie, consultate prima un medico. Infine, utilizzate una scarpa adeguata a camminare, che non sia troppo alta, che sia leggera, che sia flessibile soprattutto nella parte dell'avampiede, che abbia una geometria tale che permetta facilmente la rullata dal tallone alla punta e che sia rinforzata bene la tomaia in punta, soprattutto in corrispondenza dell'alluce. Fatevi consigliare in un negozio specializzato.